Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Spero che abbiate trascorso delle buone e serene feste e colgo l'occasione per farvi un augurio di un buon anno, sperando appunto che sia un anno migliore di quello appena trascorso. E detto questo, parlo delle nuove due partite che la Roma ha affrontato in questa stagione e purtroppo ha totalizzato 0 punti in queste due partite, ma io non resto sorpreso delle sconfitte che sono avvenute sia contro il Milan che contro la Juventus. Partendo dalla prima partita, ho visto un Milan superiore rispetto alla Roma e quindi dico che il risultato del Milan è più che giusto. Poi è vero che c'era anche il discorso dei due rigori che l'arbitro poteva tranquillamente andare a rivedere al VAR e che avrebbe dovuto assegnare, ma non mi appello a questi due, diciamo, presunti torti arbitrali, perché comunque la Roma rispetto al Milan è nettamente inferiore e quindi dico che il risultato di 3-1 per il Milan è più che giusto. E invece per quanto riguarda la sconfitta contro la Juventus, anche se prima della partita io me l'aspettavo, per come è avvenuta ci sono rimasto malissimo, perché comunque la Roma fino al 70° del secondo tempo vinceva per 3-1 e aveva fatto un'ottima partita e quindi guardando la partita fino a quel momento non andavo a pensare, insomma, che la Roma potesse perdere. Ovvero, io me l'aspettavo prima della partita questo risultato, non di 4-3, ma comunque di una vittoria della Juve, ma per come stava giocando la Roma fino al 70° del secondo tempo, appunto, non me l'andavo proprio ad aspettare. E a questo punto dico che non è soltanto un problema di giocatori, di forza fisica o di prestazione, eccetera, ma è un problema di mentalità e soprattutto di fragilità, perché una squadra di Serie A a livelli della Roma non può permettersi a un risultato di 3-1 di finire addirittura a perderla 4-3. Poi è vero, c'è anche il discorso del rigore sbagliato da parte di Pellegrini, ma anche se fosse finita con un pareggio non sarei stato contento ugualmente, perché una partita che vinci per 3-1 a 20 minuti dalla fine più recupero la devi portare a casa e non ci sono giustificazioni proprio per niente. E questo è un aspetto che mi preoccupa molto, perché il girone di ritorno è appena iniziato. L'unica nota positiva per la gara contro la Juve per me è il nuovo acquisto Maitil Nainz, che devo dire ha disputato un'ottima gara, poi per essere la sua prima partita all'esordio con un allenamento svolto soltanto a Trigoria contro la Juventus, anche se non è più la Juventus di un tempo, però sempre rispetto parlando si tratta sempre della Juve, è sempre una sfida molto importante. E oggi sentivo che dovrebbe sbarcare a Roma Sergio Oliveira e con prestito con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni e insomma mi auguro che sia il centrocampista che alla Roma mancava, però come dicevo a questo punto non è soltanto un discorso di forza dei giocatori, è proprio di tutto l'organico, perché queste fragilità non possono esistere in Serie A. Io sono molto duro adesso con la mia squadra, perché le sconfitte possono avvenire, ma non nel modo in cui l'hanno vista anche come me gli altri tifosi della Roma. È anche una mancanza di rispetto soprattutto verso i tifosi, per chi va allo stadio, per chi ci crede, per chi spende i soldi per la Roma anche da casa con l'abbonamento alla TV, insomma veramente un po' di fiducia me l'hanno fatta perdere. Già prima non è che ne avevo moltissima, ma adesso proprio non trovo più giustificazioni. Infatti, come dicevo sempre in generale, parlando anche con altre persone, non voglio più sentir parlare di torti arbitrali, perché il problema è proprio la squadra. E anche per lo stesso Mourinho, col tutto che lui è uno degli allenatori migliori in circolazione, non sarà assolutamente facile gestire
questa fragilità fino alla fine della stagione. E il mio timore è che se la Roma continui così, anche se ancora c'è quasi un intero girone di ritorno da giocare in Serie A, il rischio è che non riesca nemmeno a qualificarsi per una competizione europea, perché a livello di classifica la Roma adesso si trova al settimo posto, è praticamente la stessa identica posizione lasciata l'anno scorso con Fonseca. Praticamente Mourinho ha preso una squadra da settimo posto, non è cambiato nulla da questo punto di vista. E quindi la Roma per me, per centrare una qualificazione europea, salvo imprevisti, a questo punto dico miracoli, dovrà vincere o la Coppa Italia o la Conference League, ma la vedo davvero, davvero molto dura. Spero di no, spero di sbagliarmi, ma secondo me questa sarà un'altra stagione che finirà con zero titoli, perché non vedo una squadra in grado di poter vincere un trofeo. E questo atteggiamento che c'è stato ieri contro la Juve è davvero molto preoccupante perché, ripeto, una squadra che vince per 3-1 non può permettersi di perdere 4-3, non ci sono proprio giustificazioni. Detto questo, spero insomma in un qualcosa di meglio per la Roma, anche se adesso forse preso anche dalla rabbia, dalla delusione, da molte cose, mi viene difficile da pensare in modo positivo per quanto riguarda la Roma. E comunque vi mando un abbraccio forte, vi rinnovo di nuovo gli auguri e statemi bene, a presto.